Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi vado presto in diretta e volevo ripassare un po' quello che sono le installazioni base di Hyperspin con l'aggiunta di MAME e Joy2K, perché la volta scorsa si è prolungata un po' troppo, poi con i commenti, così mi hanno distratto un po' e ho dimenticato una serie di passaggi che adesso vi faccio, man mano che ci arriviamo, vi dico quali sono che ho dimenticato, quindi non vado a cancellare la vecchia diretta perché a me piace che alla fine siamo esseri umani, gli errori ci sono, ma non mi piace andarli a cancellare, a far vedere che magari no, io sono bravo, sono modesto, sono me stesso, non, gli errori ci sono, servono a migliorarsi. Allora, se andate su YouTube, andate su Twitch o su Facebook, avete tutti i contatti che vi servono. Quindi, Ko-fi per chi mi vuole offrire un caffè, c'è la connessione alla pagina di YouTube, quella di Twitch e ovviamente il link a Discord. Discord è questa cosa qui, questo programmino che potete accedere sia dal computer che dal PC. E abbiamo la pagina di Hyperspin Italia, quindi ci sono i gruppi testuali, quindi dove possiamo iscriverci. Quando entrate c'è la pagina di benvenuto, poi ci sono tutta una serie di gruppi, quindi le puntate, la parte dove vado a mettere le puntate, le guide esterne, qua metterò un po' di guide ai siti dove sono in collaborazione, in questo caso collaboro anche con roba da Pixel, poi adesso si sta aggiungendo anche Mame Mania Forever, qui ci sono i link ad alcuni ROM set. Io le aggiungo, però diciamo che sta a voi usarli o meno, perché io non supporto la pirateria, ma diciamo che chi vuole seguire le mie guide sa dove trovare qualcosa per poter fare pratica e capire come inserirli. Quindi io dico, usate almeno quello che avete originale. Io colleziono, quindi anche ho un bel po' di giochi originali per le console, quindi li vado a inserire e non ho problemi. Quello che vi faccio vedere è solo a scopo illustrativo didattico alla fine, se vogliamo proprio essere più specifici. Qui ci sono una serie, continuiamo che ci sono una serie di gruppi testuali dove metto un po' di roba. In questo caso ho messo il programmino che ci serve per le bezel. Le bezel è il quadratino, la cornice che va intorno al quadrato del gioco, alla schermata di gioco. Sono in progetto per creare le sfide online, quindi tramite RetroArch o Fightcade. Poi vedremo anche con Parsec, vediamo piano piano. Sono l'unico che sta gestendo il tutto, quindi piano piano ci arriveremo a fare tutto. Diciamo che più o meno sono l'unico. Secondo gestisce e crea i mame, quindi ha voluto prendere la parte del mame, quindi fa le sue versioni modificate con le versioni H, le versioni originali con i personaggi sbloccati, oppure con altre cose più particolari, che poi andremo a fare una puntata dedicata semplicemente ed esclusivamente a quella tipologia di mame. Io ho sbagliato la volta scorsa che ho voluto includere un po' tutto. Alla fine sono arrivato 2 ore e mezza che ero già stonato a parlare in continuazione. Allora, qui ci sono ovviamente poi tutto quello che riguarda i temi per Hyperspin, quindi vi vado a prendere tutti i link che riesco a trovare online, in modo tale da aiutarvi nelle ricerche. E poi c'è anche la pagina degli altri front-end. Ma piano piano metterò il link anche a quelli. Poi
Sinceramente vorrei fare anche delle dirette riguardanti agli altri front-end. Per questo la pagina l'ho chiamata anche Altri Front-end, quindi Hyperspin Italia and Other, quindi non si parlerà solo di questo. Allora, vabbè, molti sono entrati, hanno visto un po' riguardo, c'è stata una piccola cosa, un piccolo disguido, ma vabbè. E poi sono entrati a vedere che prima del disguido, io comunque ne ho parlato delle pistole, quindi ho fatto un po' di pubblicità, ma alla fine si è tutto dissolto perché hanno capito che comunque è stata una cavolata. Perché ovviamente capita che uno non ci pensi a fare determinate cose, anche se ci deve pensare, ma quando fai tante tante cose, 10.000 cose, qualcosa ti passa per la testa e non ci pensi. Poi dopo questi gruppi testuali ho messo praticamente la sezione emulatori arcade, quindi ogni gruppo testuale dedicato a un singolo emulatore, quindi possiamo anche discutere per ogni emulatore, quindi capitato anche qui sopra nel Virtual Pinball, in Tecnoparrot o che altro. Ho visto prima. Ah, qui ci sono un po' di messaggi, quindi. Poi pian piano andrò a togliere i messaggi perché non servono, preferisco riempirli di file utili per i vostri scopi. Poi ho fatto anche la sezione emulatori console, quindi tutto bello diviso. Poi siccome nella sezione principale non posso mettere più di tot stanze, ho creato una seconda sezione per le console, quindi ho messo PCFX e altra roba. Vediamo il 3DS. Ho copiato il canale. Vabbè, questo si va comunque a togliere. Elimina canale, non serve quello copiato. Perfetto, ora sono tutti. E poi ci sono le stanze, le chat vocali. Puoi stare in un canale scritto, un canale testuale, e in contemporanea attivare la chat vocale. Ovviamente le chat vocali servono, una lo utilizzo per le dirette streaming, quindi chi magari vuole parlare con me in diretta streaming può già collegarsi. Mi connetto, mi ero dimenticato di farlo. E poi ci sono le altre che ho creato, che sono per le sfide nel retro game, che pian piano adesso andrò a creare. E per ultima la streaming gaming, serve che magari ogni tanto nel fine settimana faccio qualche streaming di qualche videogioco per PC, tipo questa volta ho usato il gioco di macchine, mi è passato per la testa. Ce l'ho sul desktop, così me lo ricordo subito. Assetto corse. Ogni tanto c'è proprio questo piccolo spazio vuoto. Devo praticamente pensare mentre parlo, quindi purtroppo le dirette sono fatte così. Io non mi creo una sceneggiatura. Diciamo che su un progetto lo sto creando. Sto creando praticamente un corso base di fotografia, ma non è questo diciamo, il momento di parlarne. Quindi, vabbè, sto facendo un po' di video che poi andrò a montare e vediamo come vengono. Magari successivamente farò delle guide montate ad hoc. Mi andrò a divertire ad utilizzare il programma di montaggio video, che è da tempo che non lo uso. Mi sono diplomato in questo campo, ma non sto usando il programma di montaggio video, che è abbastanza divertente. Io ne uso svariati, quindi è divertente, divertente. Allora, torniamo a noi, quindi adesso vi illustro i passaggi. Vediamo
i passaggi da fare per l'installazione di Hyperspin, la base, diciamo. Allora, dobbiamo entrare prima di tutto a scaricare quello che è la base di Hyperspin, quindi dal sito originale. Ovviamente vi ricordo, come dicono in molti, Hyperspin non è come gli altri, che viene aggiornato spesso ed è rimasto fermo. Diciamo che l'eseguibile è rimasto fermo parecchio tempo fa, però aggiungono delle patch per farlo funzionare, perché la community di Hyperspin, è vero che in Italia sono pochi quelli che adesso vanno dietro a questo progetto, però la community mondiale è parecchio elevata, per cui io queste dirette le mando anche in Russia. Se vi faccio vedere il... adesso non so come spostare la... allora, vediamo se riesco... informazioni della diretta, canali live streaming, apposta. Allora, vi faccio vedere dove vado in diretta. Allora, Twitch, YouTube, Periscope lo devo aggiornare, e LinkedIn lo devo aggiornare perché non sta mandando niente al momento. Sono anche su VK, su Nimo TV, Good Game. Questo non so effettivamente se va in Africa o meno, perché ho amici anche africani che mi seguono. Mob Crush, Vogue Life. Questo andava prima, adesso sono anche su Twitter, l'ho aggiunto su Twitter da poco. Questo lo devo aggiornare in Russia, che l'altro giorno mio nipote mi ha mandato un messaggio, ha detto che non vedo la diretta e sto cercando di risolvere anche questo problema. E vediamo se un giorno riuscirò a tramite qualcuno che riesce a farmi delle traduzioni, a mettere dei sottotitoli durante, non so se si può fare durante la diretta, penso sul montaggio successivamente, oppure dopo che ho fatto la diretta, vedremo. Allora, torniamo a noi. Hyperspin, per scaricarlo dobbiamo andare in questa sezione e troviamo il full package. Allora, per chi c'ha già quello vecchio, basta usare questo, l'upgrade, sovrascriverlo e buonanotte. Successivamente, dopo che una volta scaricato, otteniamo questo file, un file zip, lo estraiamo, quindi una volta scaricato lo estraiamo, facciamo anche con l'upgrade. Noi abbiamo la cartella piena di file del vecchio Hyperspin e l'upgrade serve a quello, va a sovrascrivere i file, lo rende 1.5.1, quindi l'ultima versione uscita. Io spero che il programmatore, diciamo, faccia un upgrade successivamente, perché comunque non è molto vecchio, risale al 7 maggio del 2018, quindi sono passati 3 anni, quasi 4. Alla fine non è molto vecchio. E quello che sto per fare è la stessa cosa che voi dovete fare con l'update. Spostate il tutto qui dentro. Io vi consiglio di, se non lo avete, di installare o 7-Zip o WinRAR per decomprimere, sono i migliori. Diciamo che WinZip in questo caso sì, potrebbe anche funzionare, però sinceramente una volta usavo sempre WinZip, ma adesso mi trovo benissimo con WinRAR, non mi ha mai dato problemi. Quindi vi consiglio sempre di utilizzarlo. Io ho installato anche 7-Zip e in alcuni casi comprimo
comprimo i giochi, comprimo i file in 7-zip e diciamo rende il file più snello, più compresso. Allora, qua vi faccio vedere un passaggio che ho saltato la volta scorsa. Colpa mia che mi sono lasciato distrarre dai commenti. Non do la colpa agli altri. Ovviamente ognuno è libero di scrivere quello che vuole. Ve lo dico sempre perché alla fine a me non interessa. Cioè, voglio dire, è libero, una persona è libera di dire no vabbè, ma stai facendo una guida su un qualcosa che non viene aggiornato, ok, cioè sì. hai ragione, benissimo, hai benissimo ragione, però io lo faccio perché mi diverte fare questi video, mi diverte star lì davanti alla videocamera. Prima devo dire che ero una persona molto chiusa, quindi la videocamera mi dava un po' fastidio, mi sentivo a soggezione. Adesso, fuori di starci di fronte, mi è passato tutta sta cosa, quindi confronto ai primi video adesso sono molto più sciolto. Ed effettivamente io lo faccio specialmente per questa cosa, per essere sciolto, per poter riuscire a spiegare in maniera più sciolta, più semplice possibile quello che sto facendo, perché il mio compito è proprio quello di diventare insegnante, che è proprio quella la diciamo la mia direzione, quindi questo è più che altro un esercizio per me, oltre a un divertimento, e voler aiutare chi crede in questo progetto e giustamente mi fa piacere quando qualcuno mi spinge a farlo, ma anche qualcuno che è contrario, quindi quindi non solo chi mi spinge a farlo. Allora, abbiamo decompresso l'hyperspin, adesso dopo questo dobbiamo inserire nella stessa cartella il rocket launcher, quindi rocket launcher dobbiamo scaricare questa qui che è la full install, che pure anch'esso è vecchiotto, anzi è più vecchio dell'hyperspin, però funziona egregiamente. Per scaricarlo ci sono questi due link, io uso Mega, basta entrare in Mega e scaricare il file io l'ho già scaricato. Una volta scaricato l'ho messo all'interno della cartella principale dell'hard disk. Eccolo qua, lo apro. E lo inserisco. Decomprimo tutto qui dentro. Allora, qua ci dirà di mettere una password. La password la trovate qui sotto, che è praticamente l'indirizzo della pagina di Rocket Launcher, quindi diamo ok. Allora, durante la decompressione vi dico una cosa importante, una volta scaricato il pacchetto, l'upgrade, quello che vi serve, siccome la pagina di Hyperspin è ancora in fase di elaborazione, qui lo dice, qui c'è l'annuncio, c'è un problema per quanto riguarda lo scaricamento, quindi qui dice sorry per il recente downtime, quindi siamo spiacenti per il recente diciamo tempo di down del sito, quindi c'è stato praticamente un momento in cui il sito è andato offline e stanno praticamente facendo un update del sito. Prima non aveva questa grafica nel banner principale e quindi hanno problemi col download, quindi si può fare un download. Una volta che hai scaricato questo file, per andare a prendere la DLL
che ci serve per Windows 10 non ci apparirà più la scritta download, ma ci dirà che non sei autorizzato a scaricare il file. O attendiamo, c'è un tempo che non ci viene detto, penso una 20 minuti, una mezz'oretta, poi si è di nuovo riabilitati a scaricare il file. Io ricordo che prima di questo problema che ha avuto il sito si poteva scaricare, scaricavi una cosa, poi andavi all'altra e scaricavi, quindi una dietro l'altra, non c'aveva tempi di pausa tra un download e l'altro. Quindi se ci sono questi problemi, io ve lo dico, il file DLL lo trovate in Discord, vi ho fatto vedere prima come ci si accede, è abbastanza semplice. Quindi adesso, una volta che ho scaricato e ho inserito il tutto, come potete vedere qui sotto è apparso Rocket Launcher e qui c'è la cartella Rocket Launcher. Difatti nel file zippato, se andiamo a vedere, ci sono queste cartelle. Cartelle e moduli sono aggiunte. Sono praticamente Hyperspin normalmente non ha questa cartella moduli, che l'aggiunge praticamente il nostro Rocket Launcher. Perché lo aggiunge il nostro Rocket Launcher? Perché è un programmino che, oltre a farci la configurazione di Hyperspin, è lui la base, il fulcro che unisce e fa comunicare l'interfaccia grafica di Hyperspin con gli emulatori e con i programmini extra per fare delle varie funzioni particolari. Quindi è lui il cuore del sistema. Normalmente Hyperspin è collegato ad Hyperlaunch. Hyperlaunch serve per configurarlo senza Rocket Launcher, però diventa una cosa abbastanza complessa, perché devi entrare in HyperHQ, scrivere le stringhe di come avviare l'emulatore, tutto in una maniera più complessa. Perché mi è stato anche chiesto, si può configurare Hyperspin senza Rocket Launcher? Sì, ma è molto più complesso. Rocket Launcher ci aiuta nella configurazione. Per come la faccio io è abbastanza semplice. Allora, una volta che abbiamo decompresso il tutto nella stessa cartella, noi possiamo anche farle separate, ma nella stessa cartella è molto più semplice. Perché? Perché dobbiamo mettere adesso quello che sto per fare è mettere in comunicazione Hyperspin con Rocket Launcher, quindi dire ad Hyperspin qual è il suo programma che avvia gli emulatori, perché inizialmente vi faccio vedere una cosa. In setting, se vado in setting.ini, qui c'è la cartella, la parte dell'Hyperlaunch che lui dice praticamente. Questo andrà cambiato, perché dice, lo faccio partire adesso, lui andrà a vedere se in quella cartella c'è l'Hyperlaunch, ma non c'è niente, perché noi abbiamo messo Hyperspin nell'hard disk G, e ricordo, io sono partito con la lettera G, e devo rimanere con tutte le configurazioni nella lettera G. Quindi in questo caso io lo sto installando su un hard disk esterno, e quando lo vado a trasportare su un altro computer la lettera deve essere la lettera G. Quindi se in un altro computer io ho hard disk interni e c'è un hard disk con la lettera G, quell'hard disk lo dobbiamo cambiare, quindi dobbiamo dargli un'altra lettera, e quindi l'hard disk con installato Hyperspin deve avere la lettera G. Quindi non dobbiamo dimenticarci di questa cosa qui, di questo particolare. Allora, dopo ci torniamo in questa cartella e andiamo a cambiare poi
quello che ci serve. Andiamo prima in Rocket Launcher, abilitiamo Rocket Launcher e gli diciamo qual è il front end che va usato. Allora, primo passaggio in Rocket Launcher, lui ci dice che ci sono degli aggiornamenti. Li facciamo, check update. Lui andrà a cercare un po' di programmini utili, moduli particolari da aggiungere, e ce li aggiunge. Gli diamo l'ok, poi gli diamo apply update. Una volta aggiunto Hyperspin, dobbiamo provare a fare di nuovo l'update, perché sicuramente ci dirà di aggiungere altro. Anche se noi possiamo farlo a mano, lui ci aggiorna le estensioni di cui ha bisogno. In questo caso ho trovato 197 file da aggiornare, quindi è abbastanza utile questo. Allora, attendiamo che ci venga fatto l'update. Facciamo una cosa per volta, così non confondiamo le idee. Quindi adesso metto in comunicazione entrambi, poi andiamo ad aggiungere il MAME e il Joy2K. Poi vediamo cos'altro fare, dipende da quanto passa durante la diretta. Non sto vedendo l'orario che passa. Vabbè, è stata coperta. La regia è stata coperta. Interfaccia tutto schermo. Allora. Visualizza a schermo. Perfetto. Vabbè, è già una mezz'oretta che sono online, quindi diciamo ok. Non facciamo caso a questa cosa qui. Ok, perfetto. Ora si riavvia l'interfaccia di Rocket Launcher e andiamo a effettuare il passaggio successivo. Cancello quello che ho nel cestino. Ok. Allora, prima parte, default plugin, gli mettiamo Hyperspin. Come potete vedere, lui supporta una varietà di programmi, di interfacce, quindi A-Track Mode, GameX. GameX lo trovo fantastico, lo usavo parecchio tempo fa. A-Track Mode anch'esso è spettacolare, solo che l'unica pecca è lo schermo Marquee. L'ho sempre odiato per questo, che dava problemi. Hyperpin, quello ci devo andare a vedere. Quello sicuramente per i flipper è una cosa bellissima. Poi c'è anche il Launchbox, supporta il Mala, il Maximus Arcade. Il Maximus Arcade è bello pure. Il Pinball X, spettacolare proprio per il flipper. Chi crea flipper sa di cosa sto parlando, quindi il monitor messo come tavola, come piano per visualizzare i flipper. E poi c'è Radcade, RetroFE, RL Default, che è Rocket Launcher Default, e poi c'è Rocket Launcher Wii. Ma questi non ci servono, va bene per adesso Hyperspin. Allora, io metterei come login level dell'errore le info, in modo tale che lui ci dice cosa c'è che non va, e da lì si può partire con il risolvere, capire come risolvere il problema. Allora, vediamo, control, third party. Su third party ci veniamo dopo, veniamo ad aggiungere il keymapper.
successivamente vediamo come fare per il resto. Allora, dopodiché andiamo a Rocket Launcher, questa schermatina qui arancione, quest'icona arancione. Andiamo a togliere, a spuntare Valid Emulator Module Only, in modo tale che quando andiamo a selezionare il modulo ci appaiono proprio tutti i moduli piuttosto che semplicemente quelli compatibili, perché molti moduli sono stati editati però l'interfaccia non li rileva, però se li vado a mettere manualmente funzionano, quindi serve proprio a questo, basta toglierlo e non avete problemi. Successivamente si va qui a front end, premiamo sul più verde, gli mettiamo la scritta Hyperspin. Qui dobbiamo mettere la cartella dell'eseguibile, quindi cliccare anche sull'eseguibile. Perfetto, qui c'è Hyperspin. Qui gli mettiamo Hyperspin e lo stesso Hyperspin, quindi l'interfaccia grafica Hyperspin e il plugin Hyperspin. Salviamo, non ci dimentichiamo di cliccare sul floppino. Poi evidenziamo Hyperspin e clicchiamo su questa spunta qui, Set Selection as Default Frontend, quindi è la selezione del frontend di default, quindi quello che andremo ad utilizzare, e qui il frontend attivo e lo andremo ad attivare, e qui ci fa vedere diciamo delle configurazioni già che ci sono all'interno, le che andremo a togliere e poi a rifare da zero. Adesso proviamo a vedere se con questa aggiunta c'è qualche aggiornamento. Mettiamo sì, facciamo check update, niente, io lo faccio sempre per vedere se c'è qualche aggiornamento. Ma una volta finito tutto non lo dovete fare più. Mi raccomando, non vi dimenticate, perché poi quando andate a mettere i moduli modificati manualmente, se fate l'update lui ve li va a riscrivere, quindi perderete tutto quello che avete fatto, quindi lasciate perdere, dopo non lo fate più. Adesso passiamo a vedere una cosa interessante. Io non ho aggiunto il file DLL, come potete vedere non c'è un file DLL qui sopra, lasciamo perdere questo, ma il file DLL SXS che serve per abilitare Hyperspin al nuovo Windows 10. Come potete vedere fa il caricamento, gira, ma Hyperspin non parte. Allora, per chi ha scaricato l'update dopo che ha fatto tutto questi passaggi, che poi vi farò vedere quello che ho dimenticato prima nella vecchia diretta, ci siamo quasi, dovete scaricarvi la DLL. Una volta che avete scaricato l'update dovete attendere, quindi fate questi passi, avrete di nuovo accesso al download dei file, quindi salviamo questa DLL, oppure se non avete accesso entrate in Discord, e lì è liberamente scaricabile senza attese. Una volta scaricato, eccola qua la DLL SXS, apriamo Hyperspin e adesso deve avviarsi per forza. A meno che non c'è qualcosa che è rimasto attivo. Allora, eccolo qua. Vabbè, è rimasto attivo, quindi bisogna toglierlo.
può capitare, io lo faccio apposta, quindi vi ho fatto vedere, visto che non partiva, entrate nella gestione attività e scendete, se avete provato senza DLL rimarrà attivo, quindi non vi farà aprire una seconda istanza dell'eseguibile, e ora potete aprirlo. Ecco qua, non l'ho configurato tutto schermo proprio perché in Hyperlaunch, in HyperHQ ci sono le impostazioni, quindi parte direttamente senza finestra, poi ora vediamo come cambiarlo. Adesso ci sono, diciamo, con le impostazioni basilari, non c'è l'audio, un attimo solo, mi sono dimenticato di mettere quello delle cuffie, visto che sono abilitate lì. Ecco, si sente l'audio. Allora, ci sono, diciamo, settati dei giochi. Se io premo, non fa niente. Quindi non fa assolutamente niente, perché fa riferimento a qualcosa che non è installato. Allora, usciamo dall'interfaccia. Ora, la prima cosa che abbiamo fatto è dire Rocket Launcher quale dobbiamo utilizzare, quale interfaccia da utilizzare, ma adesso dobbiamo dire ad Hyperspin qual è il configuratore, perché lui usa Hyperlaunch come configuratore, e dobbiamo dire di usare Rocket Launcher. Rocket Launcher è questo. Questo parte in Systray e fa praticamente funzionare l'emulatore con la ROMs. Quindi qua c'è il system name e qua c'è la ROM name. Questo serve per i test, possiamo andare a scaricare i moduli da qui, però entra nella sua pagina, ma non sempre tutti i moduli sono disponibili da loro, ma bisogna cercarli su internet alle volte, purtroppo. È una piccola pecca è questa di Hyperspin. Io ve le dico tutte man mano che vado avanti. Poi siete voi liberi di installarlo oppure installare altri front-end. Tanto io... questa è la mia preferenza, sinceramente. Poi ci sono altri front-end che mi piacciono. Poi vi farò pian piano vedere. Allora. Prossimo passo. Questo l'ho dimenticato nella vecchia diretta. Allora, questo va cambiato e va messo questo punto slash, non questo qui ma questa qui, e bisogna mettere il nome di questo qui. Facciamo un copia in modo tale da scriverlo correttamente. Ecco qua, Rocket Launcher. Questo me l'ero dimenticato, scusate. Per questo ci sono ritornato. E poi ci sono altri piccoli passaggi che mi ero dimenticato, ma questo era quello più importante. Il keymapper poi, vabbè, quello successivamente andava fatto comunque, però vi faccio vedere altre cose. Allora, adesso, visto che abbiamo fatto un passaggio importante, facciamo un piccolo test. E adesso ho detto ad Hyperspin qual è il configuratore da usare. Adesso andiamo su HyperHQ, che è praticamente la parte delle opzioni di Hyperspin, cioè la visualizzazione, tutta una serie di caratteristiche di settaggio. Qui ci dice lo screen, qua abilitiamo il full screen, qua possiamo mettere le scanline e ci farà vedere praticamente il menu con le scanline, che è bello da vedere. Però adesso mi sa che non ci sono i file delle scanline, però non ne sono sicuro, vediamo se ci sono. Perfetto, possiamo selezionare uno di queste e abiliteremo le scanline nel menu, però adesso non ci interessa.
abbiamo messo full screen, io metterei comunque 1920 qui sopra. Proprio per evitare il cambio di risoluzione. Qui lasciamo tutto com'è. Qui c'è la qualità dell'app, che qui si basa praticamente sul tipo di processore che avete. Io lo lascio su height perché comunque ho una configurazione abbastanza potente, nonostante abbia più di 10 anni. Lasciamo tutto così com'è. Startup lo stesso. Qui poi ci andremo a vedere cosa aggiungere. Qua ci metteremo Joy2K. Tool lo stesso, lasciamo così com'è. Perfetto, chiudiamo. Adesso se vado su Hyperspin, non ho configurato niente, quindi ora vediamo se ci dà l'errore di avvio su uno dei giochi, visto che non ci sono. Facciamo MAME. Se premo 88 games, perfetto, comunica con... Per essere uscito questo errore vuol dire che comunica con il Rocket Launcher. Quindi possiamo andare tranquillamente a configurarlo. Ok, usciamo dall'interfaccia grafica e andiamo adesso ad inserire il MAME. Allora, io prima di fare tutto ciò vado ad eliminare tutto quello che c'è. Quindi rendo praticamente bello pulito il nostro Hyperspin, anche perché tutte queste configurazioni potrebbero darci problemi, magari ci mettiamo un po' di confusione nel nel fare tutte queste configurazioni. Io sono partito così, vi do una dritta. Di solito tendiamo, proprio per mancanza di tempo, a scaricare pacchetti già precompilati. Io stesso l'ho fatto all'inizio ed è divertente, vabbè, perché uno si trova già con tanti giochi, già tutto preconfigurato, quindi pensa semplicemente a provare i giochi e buonanotte. Poi magari quando va che vuole inserire un gioco che non c'è nel pacchetto, non capisce come fare. Adesso, man mano che andiamo avanti, vi dirò delle dritte. Quindi, visto che andremo a configurare il primo emulatore, il primo che ci interessa, che è il MAME. Per chi non lo sapesse, è un emulatore di giochi arcade, quindi MAME sta per Multiple Arcade Machine Emulator, e sinceramente ci apro una parentesi piccolissima, non so perché i MAME Dev siano poi partiti nell'inserire anche i giochi delle console. È vero che sia Nintendo che Sega hanno creato in passato dei cabinati con i loro giochi, però sinceramente non ne vedo diciamo di buon utilizzo, appesantisce troppo, quindi ci sono troppe liste che il MAME poi va a caricare, quindi preferisco di gran lunga usare il MAME Arcade. Allora, diciamo adesso passiamo alla fase successiva, quindi cerchiamo l'Arcade 64, sicuramente per mio modesto parere è il migliore che c'è, Arcade 64, eccolo qua. Come potete vedere è l'ultima uscita, quindi 27 ottobre 2021. Fra un po' uscirà un'altra versione in più. Poi ci sono tutte le versioni che ha creato Nicolas, che poi vi farò vedere anche come inserire, quindi fare più sezioni
adesso inseriamo Arcade 64, possiamo mettere anche la versione Arcade 64 Master Steeler Edition. Vi farò vedere come inserirla nelle sezioni e fare qualcosa di particolare. Allora, Arcade, vediamo dove inserirla. Adesso nella cartella Emulators, perché dentro Hyperspin c'è la cartella Emulators, non c'è niente, quindi facciamo nuova cartella e mettiamo MAME. E qui dentro li andiamo a scaricare l'Arcade 64. Allora, apriamo la cartella Hyperspin in Emulator. MAME, estraiamo il nostro mitico Arcade 64. Perfetto. Va benissimo così, attendiamo lo scaricamento, anzi l'estrazione, più che scaricamento, sono due cose differenti, l'estrazione di questo pacchetto e vediamo cosa fare. Possiamo togliere il 7-zip, e questo è un 7-zip, l'ho aperto con WinRAR, va benissimo. Entriamo nella cartella dell'emulatore. Adesso facciamo pochi passaggi. Apriamo Arcade 64, che adesso va a creare alcune cartelle, quindi lui crea la struttura, sta creando la struttura delle cartelle. Quindi il primo impatto è proprio questo, il primo avvio, un po' più lentino. Diciamo che i MAME modificati, togliendo tutti quei giochi che non funzionano, tutti quei giochi che realmente non funzionano, perché Master Steeler mi ha fatto vedere anche che ci sono giochi dichiarati not working ma funzionano. Adesso vi faccio vedere una cosa che ne ho trovati altri. In questo caso collaborerò con lui, così, visto che sono tantissimi giochi, vado a testarmi tutti quelli not working e glieli comunico in modo tale da cambiare la dicitura. Allora, una volta aperto Arcade 64, diamo opzioni, default game option. Io generalmente metto Direct 3D. Poi vado a vedere nel controller mapping e in altre sezioni controller. Ok, questo è abilitato. Quindi lasciamo così com'è e i joypad verranno mappati in automatico. Mi sa solo tranne il tasto coin e start, quello lo andiamo a mappare magari con il keymapper se non lo fa. O altre opzioni tipo save state, quindi queste sono cose abbastanza utili. Successivo, le directory. Allora, se non abbiamo inserito le ROMs nella stessa cartella, io vi dico di inserirle qui dentro, però io adesso non lo faccio perché non ho spazio. Noi possiamo decidere come sistemare il tutto, quindi senza nessunissimo problema. Per una questione di essere abbastanza ordinati, allora vi dico di inserirle all'interno dell'emulatore, però possiamo fare anche la cartella, in questo caso questa è la cartella emulatori, possiamo fare la cartella giochi o ROMs e fare delle sezioni un po' come sto facendo qui dentro, ma sta a noi decidere. Quindi adesso io vado a inserire la nuova cartella. La cartella ce l'ho in un altro hard disk. Io in questo caso ho fatto la rebuild. La rebuild l'ho utilizzato Clear MAME Pro. Mi serve per il Raspberry. In questo caso tutte le ROMs che ci sono qui dentro funzionano tutte. Quindi do l'ok. Diamo l'ok anche qui e attendiamo la ricerca dei giochi da parte del MAME. Quindi clicchiamo su Available e già in questo caso ci sono
già un sacco di giochi che lui sta aggiungendo man mano che li trova all'interno della cartella ROMs. In questo caso c'è il Pac-Man 25esimo anniversario e sicuramente, secondo me, parte. La differenza tra la revisione 2 e la 3 non saprei proprio dirvela perché non sono io il programmatore del gioco, quindi magari chi ci ha fatto confronto ve la può dire, ma sinceramente con il poco tempo che mi ritrovo, star lì a giocare tutti i giochi e capire le loro differenze è veramente, ci vuole veramente tanto tempo. Allora, siamo arrivati al 22%. Io attendo, non faccio nient'altro. Magari vi comunico delle idee che mi passano per la testa. Anche perché non voglio fare salti da una cosa all'altra e imbrogliarvi. Farvi imbrogliare, più che altro. Non voglio imbrogliare nessuno. Voglio andare passo passo in modo tale che capite cosa fare. Allora, intanto che lui fa una ricerca, siamo quasi a metà, andiamo a vedere un po' l'interfaccia. Allora, il MAME da questa interfaccia qui, quindi proprietà per tutti i giochi, possiamo prima selezionare poi tutte le modalità video. Io uso la Direct3D che mi garba parecchio. Vi consiglio di inserire White for Vertical Sync. Perché? Che succede? Se noi andiamo ad utilizzare un gioco senza questa modalità, durante il gioco vedremo dei tagli durante l'immagine, il che è molto brutto, perché dici vabbè, io sto vedendo un'immagine ma ci sta sto taglio in mezzo quando si muove verticalmente, oppure mentre sto giocando mi taglia i personaggi, ed è brutto perché non è praticamente sincronizzato il gioco con il refresh verticale, quindi il sincronismo verticale. Vi consiglio di tenere solo questo, poi magari voi fate degli esperimenti per vedere come vi gira meglio. Poi ci sono, vabbè, tante altre opzioni. La scelta del display dove far apparire il gioco. Magari abbiamo un cabinato accanto al nostro computer e nel cabinato non abbiamo il computer, usiamo un computer esterno e quindi abbiamo due monitor, il monitor del cabinato e il monitor esterno. Quindi giustamente questo ci serve anche per utilizzarlo in questa maniera. Non è male come idea perché magari uno non ha necessità di avere un secondo computer, utilizza quello che utilizza sulla scrivania, nella stanzetta ha un cabinato proprio accanto al PC, basta metterci un cavo e collegare l'USB. Un amico mio mi disse questa idea e io gli ho detto sì, si può fare tranquillamente, basta impostare, fare delle impostazioni e tranquillamente il cabinato può essere collegato a un computer che hai di casa senza installarlo all'interno, quindi cabinato vuoto con solo il monitor e i tasti e va tranquillamente. Possiamo utilizzare anche i nostri cabinati che hanno i Raspberry, mettere una specie di interfaccia all'interno e utilizzarli con gli emulatori del PC. Magari vogliamo emulare una PlayStation 3 e abbiamo bisogno del computer, quindi abbiamo il doppio schermo, in questo caso è utile. Allora, lui ha finito e come per magia vi fa vedere che ci sono 4591 giochi. Perfetto. A me ne vede 2005 sul Raspberry. la cosa divertente. Quindi adesso vi faccio vedere che questi qua che sono dichiarati not working, se io lo faccio partire, il gioco mi parte tranquillamente.
Vedi, mi appare, vedete che mi appare una schermata rossa dicendo che il gioco ha dei problemi. Però io se lo faccio partire, il gioco mi parte regolarmente. E sembra che non ha assolutamente problemi. Non so se è sotto. Non so se è sotto. Ah, vedi. Pensavo non avesse l'audio del. Pensavo non avesse la musica di sottofondo, perché di solito nell'hard track mode del gioco ci deve essere la musica. Adesso non so se a un certo livello il gioco si blocca, ma. Ah, bellissimo! Io sto gioco proprio non lo conoscevo, ma è bello, bello, proprio divertente. Uno dei giochi che giocherei con gli amici, anche online. Bello, mi piace. Vai, spettacolo! Bello, proprio bello. Allora, usciamo, torniamo a noi, senza perdere tempo. Adesso il MAME ha rilevato tutti i giochi e andiamo praticamente a fare quello che dobbiamo fare all'interno di Hyperspin. Allora, Hyperspin ci rileverà meno giochi, sinceramente, perché all'interno della ROM set, vi faccio vedere. Questa è una cosa che devo venirne a capo, vediamo se Nicolas mi può venire incontro. Io qui dentro ho praticamente 2067 elementi, quindi su questi 2067 elementi lui mi ha trovato 4591 giochi. Questa cosa non l'ho capita il perché, ma ne verrò a capo perché penso se il MAME me ne rileva tutti questi, perché non farli visualizzare all'interno di Hyperspin? Questa è una cosa che voglio capire. Magari si riesce a risolverlo creando un XML tramite il MAME? Punto interrogativo. Su questo ci. Magari vedo di farne una diretta una volta che avrò trovato il problema a riguardo. Torniamo a noi, creiamo il sistema. Allora, il sistema possiamo semplicemente chiamarlo MAME oppure Arcade. Ma MAME è più che sufficiente. Facciamo Next. Qui dobbiamo aggiungere il nostro emulatore, però mettiamo prima Add Emulator to System instead of Global. Questa funzione ci serve per avere accesso all'emulatore direttamente nella sezione che andiamo a creare, perché se lo togliamo l'emulatore ce lo mette nella sezione globale, e per andare a configurarlo bisogna andare nella sezione globale. Quindi si trova l'emulatore. Che più che altro la configurazione che ci interessa è l'editing di quello che vi faccio vedere adesso. Allora, questa parte qui è quella che ci interessa. Questa poi, se non mettiamo instead of global, la dobbiamo andare a trovare su global, quindi diventa un po' un casino. Dopo un po' mi viene sempre da starnutire. Allora, qui dobbiamo mettere il nome dell'emulatore, quindi Arcade 64. Arcade 64. Qui è dove si trova l'emulatore, quindi l'eseguibile. L'estensione, quindi zip, semplicemente solo zip. Il modulo, qui mettiamo il modulo del MAME, però lo andiamo a prelevare quello nuovo, quindi mettiamo questo qui che va sovrascritto, se no altrimenti non funziona. Non dimentichiamo di salvare dal floppino, ecco qui, next.
Quindi mettiamo la dove si trovano le ROMs. In questo caso io ce li ho nel disco F, quindi rebuild, e facciamo next, generate l'XML dal database. Che cosa sto dicendo? Ho detto una cosa, una cavolata. Quindi generate database from ROM paths, quindi qui genera il database l'XML direttamente dalla cartella dove abbiamo le ROMs. Intanto che vi sto facendo vedere tutti i passaggi, sto pensando a come risolvere quel problema e forse ho anche capito il perché. Si tratta della generazione dei file zippati. Praticamente il programma è in grado di generare file zip, quindi il ROM set, in due differenti modi. Quindi per risparmiare spazio uno può creare solo i giochi con i parent, oppure i giochi con i parent e clone. Quindi giustamente il MAME, se metti solo i parent, in alcuni casi riesce tramite il parent a trovare i clone, ma penso che sia proprio questo il caso, per questo ho meno file zip e più giochi sul MAME. Sicuramente è per quello. Allora, allora, passo successivo, adesso che ho inserito i giochi, facciamo audit all games e andiamo già a testarli. Facciamo launch con questo razzo e qui ci dirà no use bezel. Ecco qua, questo è l'errore perché non ho messo il modulo corretto. Allora, il modulo corretto in questo caso, questo è un errore del modulo, lo troviamo nella sezione dell'hyperspin. Allora, andiamo in download, questo lo trovate, ecco. Attendeva proprio quello. Questo modulo lo trovate nella sezione third party dei download del MAME. Qui ci trovate tutti gli eseguibili con il non-hug screen. Il non-hug screen che cos'è? Il non-hug screen serve praticamente a farvi vedere tutte quelle caratteristiche del gioco. Quando lo fate partire vi appariranno delle scritte, poi premi ok, quello è il NUG. Quindi il non-hug è senza quello. Per quanto l'hyperspin riesce a togliere alcune schermate del MAME, però alcune permangono, come per esempio i giochi che non hanno il NUG dell'errore non appare. Ora vi faccio vedere la differenza. Installiamo prima il file che ci serve, eccolo qui, il MAME 212 HK. Ovviamente se avete già scaricato, lui non ve lo fa scaricare, dovete attendere, oppure venitelo a scaricare dal Discord. Vi do due opzioni. Allora, visto che c'è questa schermata, entriamo nella cartella Hyperspin e andiamo a moduli, andiamo nel MAME e andiamo a sovrascriverlo. Perfetto, sostituiamolo. Una volta sostituito, guardate cosa cambia. Avvio 1941, mi partirà il gioco. Come potete vedere non c'è il NUG screen. Se io lo faccio partire dall'emulatore direttamente, mi apparirà un NUG screen. Andiamo nell'emulatore Arcade 64.
Vado a 1941. Come potete vedere, ci sono più versioni. Questo è il lag screen. Dall'emulatore c'è il lag screen, invece dall'Hyperspin non c'è. Però se c'è un gioco con un errore vi farà apparire il lag screen. E invece non lag screen, ve li toglie praticamente tutti. Allora, la differenza che vi voglio far vedere. Allora, nel MAME abbiamo tutti i cloni. Vabbè, questi li possiamo chiamare cloni, perché se io metto questa... vado a cambiare la schermata. Faccio così. Vi dico la differenza. Allora. Questo è il parent. E tutte le altre versioni, eccolo qua, il parent corrisponde con questo Word, che è un'altra versione praticamente, però è sempre Word. E questi sono i clone. I clone non sono, non le confondiamo con le versioni hack cinesi, perché molte volte si fa una confusione tra cloni e hack, e uno pensa vabbè, quelli sono i clone, sono delle versioni pirata. In realtà no, quando ci fu l'uscita di Street Fighter 2, il Dash, quello con i boss sbloccati, e poi successivamente uscì la Turbo uscì dopo che ci furono i cloni, non proprio i cloni, ma le versioni pirata. Quelli sono, non li confondiamo, perché in emulazione cloni è tutta un'altra cosa. Le versioni pirata sono altre, le versioni hack sono un'altra cosa ancora. Quindi versioni pirata e versioni hack possono essere simili, perché vanno a cambiare degli aspetti del gioco originale, quindi li mettiamo più o meno nella stessa categoria, perché le versioni pirata sono quelle versioni uscite durante il periodo dell'uscita, anzi un po' dopo l'uscita del gioco originale, come tutte le versioni Rainbow Edition di Street Fighter 2. Queste sono tutte versioni pirata. In quel caso le hack sono un'altra cosa ancora, però li possiamo mettere sullo stesso piano, perché sono sempre versioni modificate. Invece le cloni, quelle che vediamo nel meme, sono altre versioni dello stesso gioco, versioni che prendono praticamente i file principali dalla versione parent e le usano diversamente. Per questo adesso nel meme vediamo 4591 giochi, ma nell'Hyperspin vediamo solo 2067. Poi ve ne accorgete da qui. 1941 esiste solo uno qui dentro. Invece nel MAME, nell'emulatore MAME, ne esistono 4. Io se tolgo questo, comunque sono 4. 1, 2, 3 e 4. Qui se metto la parent, questa andrà su e vi farà vedere qual è la parent e quali sono i clone. Questa è la parent. Eccola qui, c'è proprio in mezzo. Quindi per quello la differenza. Io potrei far apparire anche tutti gli altri, ma devo risistemare il ROM set in maniera differente, in modo tale che tutti quei cloni vengano smistati in file zip a parte. Solo così. Però questo modo di utilizzarlo sull'Hyperspin è meglio. Perché? Perché è meglio? Perché quando andiamo a selezionare tutti i giochi dalla ruota, non vediamo tante icone con 1941.
ma ne vediamo solo una. Quindi a noi interessa solo un gioco, perché se utilizzo il gioco Word, la versione Word 90.000 è la versione USO giapponese, il gioco quello è, non cambia. A meno che non andiamo a utilizzare una versione hack con delle cose particolari. Ma comunque in questo caso quello è il gioco. Una volta chiusa questa parentesi, possiamo andare oltre. Quindi chiudiamo l'emulatore e andiamo ai successivi passaggi. Una volta fatto vedere l'emulatore, possiamo attivare tutte quelle che sono le funzionalità extra. Il fade. Questo è importante perché comunque ci va ad attivare quello che è la schermata di caricamento, che è questa qui. Adesso non ci sono grafiche, quindi se faccio partire un gioco 1941, dopo vi faccio vedere come inserire la grafica. Allora, andiamo sulle cose più importanti, quindi andiamo sui prossimi passaggi. Abbassiamo Rocket Launcher e andiamo a scaricare Joy2K. Joy2K. Adesso è uscita una versione migliore, l'ho testata, è veramente qualcosa di allucinante rispetto alle altre. E funziona veramente in maniera impeccabile. La inseriamo nella cartella di Hyperspin, gli andiamo a creare la cartella util e la inseriamo qui dentro. Qui inseriamo tutti i programmini utili ad Hyperspin. Avviamo l'installazione. Nel vecchio Joy2K non ci dava la cartella di installazione, in questo caso l'ho installato, ma vabbè. Ieri vi ho fatto vedere che ci dice anche la cartella dove installarla, ma siccome lui già lo sa, me l'ha installata qui dentro, perché l'ho già fatto il passaggio, per cui vi apparirà la cartella dove installarla. Voi selezionate la cartella all'interno di Hyperspin. Allora, il primo profilo da creare, in questo caso è già partito, quindi il primo profilo da creare è proprio il profilo dell'Hyperspin. Quindi qua ci creiamo Hyperspin. Perché tutto ciò? Allora, l'Hyperspin ha un piccolo difetto tra i tanti che ne ha. Prima vi ho detto il primo, che sono i moduli. Questo è un altro difetto. Non sono uno che elogia, per cui non, né prendo parte né in disparte. Quindi tutti i difetti ve li faccio vedere, ve li farò vedere anche su altri front-end. Quindi. Anche se questo è uno dei miei preferiti, ciò non significa che vi debba dire che Hyperspin è il migliore. Quindi. Allora, HyperHQ mi sa che è rimasto bloccato. Allora, se fa così c'è sempre un rimedio per farlo funzionare. Purtroppo tutti i programmi possono rimanere bloccati e rimanere bloccati attivi e non vi fa apparire la schermata. Ecco qua, perfetto. Ora possiamo aprirlo. Eccolo qua. Tanto HyperHQ non ci interessa, cioè una volta configurato non andremo più a metterci mani. Allora, quello che ci interessa adesso sono i controlli. Allora, noi possiamo anche abilitare joystick.
però c'è un piccolo difetto. In questo caso, abilitando la diciamo il rilevamento dei joypad su Hyperspin, si ha un problema quando ci sono tanti giochi, va in tilt, quindi quando va a leggere il tasto di direzione vi andrà molto veloce su e giù, quindi ve lo sconsiglio. L'unico modo di utilizzarlo bene è utilizzare il Joy2K, che va alla grande in questo caso, quindi sopperisce a questo problemino qui. Quindi andiamo su keyboard e andiamo a configurare il tutto. Allora, visto che adesso siamo passati a Joy2K, andiamo a vedere altre cose di Joy2K. Quindi in questo caso io ho due joystick, la configurazione l'avevo già fatta ed è rimasta nella sezione documenti del sistema operativo. Quando non c'è, lui vi dice in quale cartella vuoi installare Joy2K, poi quando una volta che lo hai aperto vi visualizzerà solo un joystick, quindi ci saranno un po' di problemi. Io in questo caso ne ho due, quindi uno viene rilevato come primo, l'altro come secondo, e siccome è un adattatore per i joypad PlayStation 2, su una parte, su uno slot, c'è scritto player 2 ma viene visto come player 1, quindi fa totalmente il contrario. Bisogna andare a fare delle modifiche, nel mio caso. Nel vostro può essere che non vi dia questo problema. Allora, questo è il primo joypad che viene rilevato, e in questo caso l'ha visto come primo, però in altri casi lo vede come secondario. Quindi qui è semplicemente inserito come default, quindi nello stesso modo di Windows. Ma se vogliamo mettere il primo, vogliamo mettere il primo, in questo caso il mio joypad è messo nella seconda porta, ecco perché corrisponde quindi nello stesso modo di Windows, come vi ho detto prima, la seconda porta mi si vede come primo. Ve lo vado a cambiare, vi faccio vedere la differenza. Allora, lo metto nella prima porta, adesso non funziona. Quindi se io seleziono il secondo, adesso funziona. Quindi non avevo più il... Se do l'ok, mi si illumina il secondo joystick. Quindi prima porta, secondo joystick. Quindi fa tutto il contrario. Se lo voglio inserire come primo, quindi se avete questo identico problema, prendete il primo, lo mettete come secondo joystick 2 e il secondo come primo, quindi lo invertite. Ok, adesso quando vado a muovere il joypad mette come primo. Allora, fatto ciò, dobbiamo dire cosa utilizzare sul Joy2K. Quindi siccome su Hyperspin sono configurati i tasti della tastiera, facciamo così. Io in questo caso utilizzerò il POV, quindi ho messo il joypad in modalità analogica, quindi utilizza le direzionali come POV. Se lo tolgo, le direzionali vengono utilizzate come analogici, quindi fa il contrario. L'analogico, ora l'ho messo in modalità analogica, se muovo l'analogico me li vede come analogico, e il digitale come POV, quindi al contrario, point of view. E così deve essere. Quindi facciamo una cosa, stavo pensando, se lo metto come POV e lo accendo al momento il PC, e quindi non vado a mettere la modalità analogica,
non funzionerà. Quindi la cosa migliore, almeno in questo caso, nel mio caso, è metterlo nella modalità analogica. Quindi nella modalità analogica sto facendo funzionare il menu con l'analogico. Se tolgo la modalità analogica e la metto in digitale, in questo caso lo faccio funzionare con la croce direzionale digitale. Quindi mi conviene in questo caso utilizzarlo in questa maniera qui. Quindi andiamo al prossimo settaggio. Clicchiamo. Freccia sinistra della tastiera. Questa parte qui, questa colonna, sono i tasti del joypad. Quindi button, questi sono i bottoni, ti dice button 1, 2, 3, 4. E la colonna funzioni sono i tasti della tastiera. Poi ci sono altre funzionalità che andiamo a vedere. Quindi vado a selezionare tutto quello che mi serve, a inserire tutti i tasti della tastiera che corrispondono qui all'hyperspin. Quello che ci serve, almeno a me serve semplicemente lo start e l'exit. L'exit fa tornare indietro da una pagina all'altra. Quindi in Hyperspin avremo la prima pagina che è la ruota di tutti gli emulatori, poi la seconda pagina è la ruota di tutti i giochi. Quindi sono solo quelle due ruote. Successivamente io voglio utilizzare la X per andare avanti, il triangolo per andare indietro. Quindi triangolo e button 1, quindi button 1 la mettiamo come exit, quindi mettiamo escape sulla tastiera per andare avanti. Il button 3, quindi button 3 mettiamo enter. Perfetto, ci serve solo questo. Poi se vogliamo aggiungere, che so, la selezione dei generi, quindi G, potrei utilizzare il tasto quadrato. Quindi il tasto quadrato, mettiamo G, e il tondo, mettiamo i favoriti. Al tondo mettiamo i favoriti, che è la lettera L. Questo è, mi sono dimenticato di dirvi che questo è un passaggio che ho dimenticato la volta scorsa. Quindi adesso abbiamo finito di fare quello che dobbiamo fare. Questo passaggio è abbastanza importante. Quindi chiudiamo HyperHQ. Andiamo a modificare delle impostazioni. Quindi togliamo questo e mettiamo questi due. Quindi questo farà partire Joy2K nella modalità minimizzata. E questo lo nasconderà nella bar, nella assist tray. Quindi quando si andrà a minimizzare, lui lo nasconderà nella assist tray piuttosto che averla nella barra delle applicazioni. Diamo un ok e salviamo il profilo, facciamo save. Chiudendolo si chiude effettivamente Joy2K. Questo è quello che ci serve. Allora, vediamo se non è rimasto bloccato HyperHQ. Lo vado a controllare sempre, perché altrimenti, infatti, è rimasto bloccato. Lo sblocchiamo, che in questo caso ci serve per dire che all'avvio di Hyperspin deve avviare il Joy2K, quindi Start Up Exit. Qui a Start Up Program clicchiamo sulla cartellina e gli andiamo a dire quello che deve avviare, quindi questo qui, il Joy2K. Mettiamo l'avvio nascosto e chiudiamo HyperHQ. Vediamo se l'ha chiuso realmente, perché ogni tanto lui rimane incantato, non ho capito per quale motivo.
Infatti non è rimasto incantato questa volta. Ok, passo successivo. Visto che abbiamo fatto rimanere attivo il nostro rocket launcher, andiamo a inserire quelli che sono i programmi di terze parti, quindi third party, terze parti. In questo caso il K-Mapper, che è il Joy2K. Gli andiamo a dire dove sta. Eseguibile. Eccolo qua. Frontend profile, gli metto Joy2K qua. Questo lasciamolo così. Andiamo nella sezione globale in questo caso, quindi abbiamo aggiunto tutto quello che ci serve al momento e andiamo in Keymapper. Andiamo a Joy2K. In questo caso dobbiamo mettere frontend. Ora vediamo, facciamo dei test che adesso non ricordo qual è quello preciso che ci serve. Quindi mettiamo frontend profile e vediamo come funziona. Frontend profile, ora dobbiamo praticamente replicare quelle che sono quelle che ho messo prima, quelle di Hyperspin. Devono essere praticamente identiche. Ora rivado ad aprire HyperHQ, mi vado a copiare quelle che sono le caratteristiche di prima. Quindi questa cosa va fatta due volte, prima esternamente e l'altra interna al front-end. In questo caso avete visto che c'è solo joystick 1. Quindi andiamo a fare la stessa cosa di prima. Allora, vediamo cosa è successo in pratica. Giustamente non avevo attivato gli analogici, ecco perché non funzionavano. Perfetto. Allora, il primo viene messo come secondo e il secondo come primo. Perfetto. Muovevo l'analogico, per quello mi dava problemi. Allora, andiamo a copiare tutto quello che ci serve. Questa volta lo faccio velocemente. Destra, su. È praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Allora, non so se ho messo generi al quadrato, adesso non ricordo. Iniziamo con la X, quindi qua va l'enter. Quindi voi dovete semplicemente, se avete un cabinato, mettere queste impostazioni su qualsiasi tasto vi troviate. Io le sto mettendo sul joypad, quindi triangolo per tornare indietro, quindi bottone 1, sì, chiamo escape. Vabbè, indifferentemente ci serve favorite, quindi mettiamo il favorite, mi sa che l'ho messo proprio qui. E al 4 ho messo il genere G. Perfetto. Salviamo, vediamo se questo è rimasto come prima. Questo va comunque sempre rimesso ogni volta che andiamo a salvare. Ok, facciamo save. Ora chiudiamo. Perfetto.
possiamo chiudere anche Hyper HQ, abbassiamo la cartella che ci viene in aiuto. Perfetto, allora testiamo, clicchiamo qui sotto, facciamo il test, qui sotto è apparso Joy2K in icona, proviamo a vedere cosa preme. Ok, Special Key dovete vedere, sto muovendo l'analogico, adesso premo il quadrato, mi dà lo G, il tondo mi dà L, la X mi dà l'Enter e il triangolo mi dà l'Escape. Perfetto, funziona. Adesso chiudo questa schermata, vedete che sparirà anche Joy2K da qui sotto. Perfetto, è sparito. Ora dobbiamo farlo anche sul MAME, quindi questo qua va fatto per ogni emulatore dal quale vogliamo uscire premendo una combo tasti. Sicuramente per ogni emulatore va inserito se non vogliamo usare la tastiera, ma io non voglio usare la tastiera perché mi voglio mettere sul divano con un joypad wireless e non stare ogni volta ad alzarmi e giustamente. Allora, in questo caso facciamo profilo emulatore. Perché profilo emulatore? Io non voglio avere problemi, per esempio se ho nella sezione posso mettere più emulatori, quindi se ho più emulatori è preferibile mettere profilo per emulatore. Quindi allora qua non dobbiamo fare altro che creare e abilitare il bottone 32, anzi tutti gli altri bottoni, visto che il joypad non ha tantissimi bottoni, ma per averli virtuali basta una combo e si ha un bottone supplementare. Che fare adesso? Per abilitarlo facciamo opzioni, button mapping, andiamo a bottone 32, il tasto, almeno in questo caso, per vedere qual è il tasto che vogliamo utilizzare come shift, in questo caso voglio utilizzare il select è bottone 9 e voglio utilizzare lo start per uscire dal gioco, quindi la combo tasti è button 9 e button 10, e button 9 come shift e il button 10 come funzione. Quindi nel gioco se premo semplicemente lo start mi fa nel MAME mi fa partire il gioco dopo che ho messo i crediti col button 9, mentre se tengo premuto il button 9 e premo il button 10 mi esce dal gioco. Dobbiamo fare così, rientriamo nella modalità button mapping, bottone 32, qui dove c'è scritto button 32 andiamo a mettere button 9, button 9 e qua button 10. La combo può essere anche di tre tasti, però voglio dire per il momento non abbiamo tante funzioni. Diamo l'ok. Come potete vedere, se io premo button 9 e button 10 funzionano regolarmente, se li premo insieme abilitano il button 32, quindi se vado al button 32 li premo insieme e mi si visualizza il button 32. Clicchiamo due volte sul button 32 e visto che per il MAME per uscire e solitamente per uscire dagli emulatori con Hyperspin il tasto esc, premiamo escape, eccolo qua, e lo viene inserito all'interno delle opzioni. Quindi volendo possiamo mettere anche più tasti qui dentro, però alla fine adesso ci serve solo quello. Nel commento mettiamo uscita dal emulatore o gioco. Ok, e qui sappiamo che cosa serve, perché ci mettiamo una info, mettiamo save, andiamo a vedere nelle preferenze, gli mettiamo start così sempre, ok, e salviamo, premiamo exit e ci esce.
Perfetto. Adesso andiamo a verificare se tutto quello che abbiamo fatto è corretto. Facciamo un test. Però il test non lo facciamo adesso da Rocket Launcher, lo facciamo direttamente da Hyperspin. Allora, avvio Hyperspin. E non ha avviato Joy to Cool, almeno da quello che mi sembra. Non ha avviato. Non ha avviato Hyperspin. Non ha avviato Joy to Kill. No, Joy to Kill l'ha avviato, però. Che cavolo ha avviato? Ha preso il profilo 1. Cioè, praticamente ha creato un profilo 1 senza niente. Questi sono gli errori. Perfetto, ho creato un profilo 1 che praticamente non serve a niente. L'avevo creato con scritto Hyperspin, ma vabbè. Open config. Vediamo il profilo dove l'ha inserito, magari riusciamo a riprenderlo. Nella cartella documenti sicuramente c'è, quindi qui dentro, eccolo qua. Allora, prendiamo questo qua, questa configurazione, quindi l'ha creata nei documenti, mettiamola in Hyperspin, mettiamola qui, incolla. Vediamo se lui automaticamente va ad aprire quella configurazione. Cancelliamo config 1, vediamo che succede. Faccio dei test con voi, giusto per farvi capire delle cose. Hyperspin, vediamo cosa fa. Ok, questa volta l'ha preso. È bastato semplicemente. Perfetto. Ora vi faccio vedere. L'ha preso tranquillamente, quindi. Entro in MAME. Entro 1941. Vediamo. Perfetto. Non è andato. Quindi il database lo vuole da nella cartella Rocket Launcher. Divertente sta cosa però. Il database dobbiamo andarlo a modificare. Allora, mi ha creato un altro problema. Ok. Allora, vado a vedere un attimo come avevo modificato il setting del... Perché c'è un errore, un piccolo errore. E difatti questo sta messo bene. Questo è messo bene. Non devo fare nient'altro. Buongiorno. Buongiorno. Che fai il bed? Non si capisce niente. Mi senti? Sì, ma ti sento. Ho detto che fai di bello? Niente, sto praticamente... Siccome ho saltato dei passaggi nella live, la sto rifacendo. Allora. Ah. Ma quale... Tu dici del MAME? Sì, la live base dell'installazione di Hyperspin. Ah. Allora, EDS... Guarda, io da quando ho visto, forse perché capisco prima. Non ho capito. Perché prendo subito. Per me non hai saltato nessun passaggio. Sì, lo so che non ho saltato. Adesso non ho saltato nessun passaggio, ma in quella precedente sì. Allora. Ah, quella precedente sì.
Sì, in questa no. E quale passaggio hai saltato? Praticamente la configurazione di Joy2K per il front-end e per Hyperspin. Smash, mi senti? Sì, adesso sì. Per il Joy2K, no? Fagli anche una guida e lo possono anche selezionare senza il Joy2K. Lo sai perché? Tu sai perché? Perché dopo si confondono troppo, per quelli là che non sono tanto pratici, capito? Il problema, sai perché sto mettendo Io l'ho Joy2K? Perché fatto, quando... scusami, Sì. io l'ho fatto per attract mode così non li confondo troppo. Poi dopo gli fai una guida a parte se per caso vogliono iniziare pure il Joy2K, hai capito? Perché quelli là che non sono pratici tanto, perché purtroppo il front-end è un macello, lo sei meglio di me, pure tu. Ti spiego un attimo. Allora, Hyperspin, quando vai a mettere molti emulatori dopo, incomincia a dare problemi nella selezione dei giochi. Perché c'è Sì, un'opzione perché per... si inizia a appesantire, ci vuole più RAM, più, capito? Quello è. No, non è proprio Sì. fatto della RAM. Guarda, ti dico una cosa, ho notato pure io, c'ho un computer abbastanza potente, eh. Tengo un octa-core, 8 GB RAM, tutte gambaratam che c'ho, no? No, perché... Però quando lo inizia a appesantire, e come dici te, cioè la schermata nel caricamento lo fa nell'avvio, giusto? Ti do un po' di problemi nel caricare il tutto, perché si inizia a appesantire troppo, capito? Sì, c'è una specie di bug che avevo letto su un forum che una volta che metti troppa roba nella selezione del joypad senza Joy2K comincia a sballare. Basta che premi leggermente su e se ne va 3-4 emulatori su. Mi sente a me? Sì, A ti posto di sento. abbinare Joy2K, che è un programma un po' vecchiotto, no? No, mo l'hanno Ci puoi aggiornato abbinare. Ci Joy2K, puoi non è abbinare. vecchio. Ah no, aspetta, ora ti faccio Sì. vedere una cosa. Per te, no, magari lo provi, lo testi, no? Ci puoi abbinare pure questo qua. Perché alla fine a te ti serve un controller per l'avvio. L'avvio Eh sì. di un profilo, di qualcosa, capito? Io ne ho trovato un altro, si chiama così. Dato che noi portiamo questo format, capito? Prova ad abbinarci questo smash. Si chiama Antimicro. Dove mi Non stai so se mandando lo il conosci. messaggio? È in privato. Ma dove? Sul Discord. Dopo lo Ah, aspetta. provi, mi fai Ah, sapere pure ok. come va. Eccolo Hai qua. capito? Antimicro. Sì, poi lo provo, Sì. vediamo come va. Tu prova a abbinare quello a dai, poi mi fai sapere pure, Va bene, capito? certo. Dice, me lo dici, dice, mi sono trovato meglio con questo qua che in Joy2K, capito? Sì. Perché Joy2K alle volte fa dei bug, pure quando l'avvio fai start e select, cioè si confonde i tasti, capito? Lo fa per dire il CTRL, Alt F4 per dire lo mette CTRL più, hai capito? Ti è capitato pure a te sta cosa, giusto? No, sta cosa no, non mi è mai E a capitata. me sì. Ma dove? Cioè, in che emulatore l'hai utilizzato? In emulatore, no, praticamente lo sul Daphne. Ah, sul Daphne, ho capito. No, non mi è mai Sul capitata sta Daphne. cosa. Non ti A me saprei sì. dire. A me sì, questa cosa qua, dico Ma in che la verità. versione di Joy2K l'hai usato? L'ultima. Ma è uscita un'altra da qualche giorno. Ma ieri l'ho fatto, eh. L'ho fatto perché ho fatto la guida sul Daphne. Addirittura, allora è quella nuova che c'è il bug. Può Hai essere, capito? perché prima non mi è mai successo. Evidentemente, quando aggiornano, può succedere che dei programmi abbiano dei Sì, ah, bug sulla no, loro io penso versione. una cosa, Smash, può darsi pure dal tipo di controller di Xbox 360 che usi, capito? No, io non ho Magari il su... 360, c'ho l'adattatore con il joypad PlayStation 2. Ah, ecco. E può darsi pure questa cosa qua, magari un controller più retro, capito? Ma può Non fa questa essere. cosa, ma può darsi pure con i nuovi controlli che fa questa cosa qua. Perché c'è più tasti, più Può macro, hai essere. capito? Sì, Allora si certo. confonde. Allora per andare ad abbinare, magari o a dei pesci nel coso ci mette un programma più nuovo. Quello è, capito? Io parlo di logica, capito? Sì, vabbè, anch'io vado di logica, però li testo per capire, perché alle volte la logica
non va. Ma tu hai provato a inserire qualche emulatore più nuovo all'interno? Sì, sì. E ti va? No, sì, va, per va. Nuova persona in senso. No, ti vabbè. Va tranquillamente. Sì, va tranquillamente. Allora. No, dico, no, parlo pure di. Tecnoparrot. Vabbè, quelli là non ci vuole l'aggiornamento perché alla fine già hanno la programmazione sua. Di che emulatori parli? Tipo Xbox 360, CPS3, la PlayStation 3? Sì, sì, ho fatto anche le guide per inserire quelli, vanno tranquillamente. Sì, no, le ho viste. Allora, vabbè, va... Io mi hai mettato già pure su Devespin, non come devi, la verità. Però sì, ci ho smanettato abbastanza. A Track the Mod sì, ci ho smanettato assai proprio. No, quello io lo usavo in passato. Ma te si possono cambiare i plugin per l'interno? Magari i plugin per inserire la scritta Dovload, i plugin per inserire qualche dopo surround, il plugin per inserire qualche altra cosa. No, su quello non ci sono ancora arrivato. Però se mi parli di scritte di caricamento. Sì, ci sono dei plugin, vabbè, però non ci sono ancora arrivato. Dopo può sapendone, non ti arrabbiare. Questo. No, dico magari come esperienza figurati. Personale, magari sono andato a vedere un qualcosa pure io. Sì. Cioè, alla fine, raga, qua. Se si fanno i video magari per aiutarci, hai capito? Non siamo tutti sapientoni, questo figurati. Non lo sai, capito? Sì. È questo dico. No. Si fanno i video apposta per questo. Sì. No, io li faccio oltre per questo, li faccio per potermi esercitare con la parlantina, per sciogliermi, capito? Perché sì, no, diciamo che il mio... Nei video, sono un po' timido, sono timido assai proprio. Alle volte mi imbavaccio, però sono timido assai, però quelli là che mi seguono lo sanno perfettamente. Io ho iniziato così, infatti molti mi dicono mo sei migliorato tantissimo, perché magari uno mi ha seguito all'inizio, poi ha avuto una piccola pausa per problemi, sì. Poi ha cominciato a vedere i nuovi video, ha detto mo come sei migliorato, sei diventato più veloce, non ti blocchi. Sì, è buono, vuol dire che sto facendo spesso, sì, come una cosa che lo inizi a fare spesso, certo, quello... a fare spesso questa cosa, allora inizia a migliorare. Infatti, è vero. E questa cosa l'ho vista anche quando devo rispondere a cellulare. Aspetta, una chiamata importante. Certo. Scusami se ti. Se no, ti... scusami io. Sì, sì. No, non ti preoccupare, mi muto io, tranquillo. Va bene. Ti abbasso che continuo su quello che stavo facendo. Vediamo perché Hyperspin in automatico è andato a prendere. Perché mi è andato a mettere le configurazioni. Questo è un errore che faceva a un amico. Quindi mo praticamente mi vede i setting qui dentro. Cioè è una cosa strana, veramente strana. Allora. Allora, apriamo un attimo Rocket Launcher, vediamo se da qui c'è qualche impostazione particolare. Perché non lo conosco al 100%, ma pian piano che ci sto facendo delle guide, arrivo a risolvere i problemi degli altri. Questa era una problematica di una persona. E momentaneamente gli ho detto di spostare un po' le cartelle che si vanno a creare nell'altra cartella. Però è una cosa da un certo punto di vista sbagliata, quindi
vediamo la differenza tra quello che avevo creato e questo. Qui ci dice default frontend. Qui vediamo le altre cartelle, vediamo se è cambiato qualcosa tra uno e l'altro. Non vedo niente di rilevante, magari qui dentro. Ho attivo questo qua. È un errore che mi dà la, me lo ha dato la prima volta. Cioè, praticamente è un errore che me lo dà la prima volta e lo ha dato a un altro utente. Questa è la prima volta che mi sorge questo errore. Pure l'altra volta non l'ho fatto. E lui mi va a cercare. Guarda, non so se stai vedendo la live. Sì, no, la sto vedendo. Allora, mi fa questo errore qui che è strano. Le configurazioni me le mette nella cartella Hyperspin, non dovrebbe andarle a cercare nella cartella di Rocket Launcher. Mi fa sta cosa qui, se entro nel gioco. Ma senti, nel frontend, io il primo frontend. Vedi, questa cosa qui mi dà. Lui mi va a cercare il database nella cartella MAME del Rocket Launcher, che non c'entra assolutamente niente. Ho capito. È la prima invece volta che mi dà questo errore. All'interno del Rocket Launcher che hai configurato, che se lo va a cercare, giusto? Sì. L'ho configurato così, che se lo va a cercare direttamente dalla cartella Hyperspin. Sì, ho capito. Il file XML. Perché su setting, puoi vedere una cosa? Setting, questa qua. Vedo troppo chiaro, però. Anzi. Non mi vede 720p. Mi do tanto le cose. No, mi insegnate la cosa se non vedo. Allora, secondo patch. Vai su mapping. No, non c'entra niente. No, non c'è niente. Plugin. E come cresce te? Appunto, cioè, è assurdo. Perché sta messo nel Hyperspin là. Sì, infatti questa cosa è capitata a un utente che poi non è capitata a nessun altro. E mi è capitata adesso a me e quindi è ottimo per capire come risolverla. La provata per il forum di Hyperspin. No, non ho provato. Volevo vedere, una magari cosa. Magari c'è qualche soluzione, E gliela fai vedere più o meno come si deve risolvere. Io ce ne ho già uno che ho preparato, che è andato a buon fine. E... cioè, boh. Ma quando sei arrivato tu di Artis? No, non ho riempito niente. C'ho l'altro computer. Io dove c'ho tutto. Un hard disk da 4 terabyte. C'ho l'altro computer che ha più hard disk. Ne avrò 4 o 5 sopra. Ho capito. Allora. Allora, vediamo se le impostazioni che ha qui sopra. Quindi sono tutte giuste. Sono le stesse praticamente. Ah, vedi, questo cambia. Default frontend, questo bisogna andare a cambiare. Questa patch. Ok.
perché di solito lo fa da solo, però quando non lo fa bisogna andare da solo, bisogna farlo manualmente. Sì. Allora, sono la cartella giusta, ok, perfetto. Vediamo adesso cosa cambia, se lo vado a cambiare. Perfetto, allora nella... eccolo qua. Scusami, ma... Hyperspeed, perfetto. Vediamo adesso. Mi stavi dicendo, dimmi. Ah, io non sono andato a vedere sta cosa su Hyperspeed, no? Perché l'ho trascurato. Ma gli hanno inserito un 8-2-key senza aggiungere J2Key per il tasto per uscire, tipo come fa Tracked Mod, un plugin aggiuntivo, cioè? No, non lo so, non ho idea. Vedi se nei prossimi video se lo devi portare, se lo riesci a trovare, capito? Sì. Queste cose. Vediamo. Allora. Vediamo adesso se parte, perché stavo vedendo un po'. Sì. Di fare dei test. Che di solito nel... Allora, vedi, J2K è partito. Quindi mo vediamo se fa partire un gioco. Oh, vedi, quella era la questione. Non aveva selezionato il front end giusto da avviare. Ok, ha avviato il gioco. Abbiamo risolto un altro problema che aveva un utente, quindi giustamente. Allora, adesso non abbiamo impostato nessun tasto, quindi nessun tasto di coin, quindi basta premerlo sulla tastiera e testiamo il gioco. L'unica cosa che abbiamo impostato è l'exit, quindi select e start ed esce dal gioco. Perfetto, ritorna ad Hyperspin, vediamo se funziona il front end. Perfetto, funzionano tutte le mappature che abbiamo messo. Per tornare indietro il triangolo, un'altra volta il triangolo e poi possiamo uscire dal... senza tastiera. Perfetto, abbiamo risolto un altro problema, ho capito, un altro bug. Allora, se non vi funziona dal gioco, metti il tasto triangolo, giusto? No, dal gioco no. Come si chiama? Select e start, faccio la combo adesso, come nel Raspberry. Sì, sì, l'hot key è... come in un Raspberry praticamente, come su tutti i front end. Allora, se non vi funziona nel gioco l'uscita, significa che non avete attivato il mapping, questo qui. Nella cartellina mapping fate key mapper, fate true e selezionate J2K. E qui dovete attivarlo anche, dovete selezionare anche J2K, questo ve l'ho fatto vedere prima, e poi lo dovete attivare per ogni emulatore, dovete fare il mapping e abilitarlo nel mapping anche qui. E dopo si va a caricare il profilo. Com'è? Si va a caricare anche il profilo che si è creato per quel singolo emulatore, giusto? Sì. Io l'ho creato sia nella modalità global, questo qua, Rocket Launcher, l'ho creato sia all'esterno, perché lui fa partire il J2K con un altro profilo. Sì. Perché, allora, quando fai partire Hyperspin, lui non fa partire già Rocket Launcher, quindi Rocket Launcher è ancora chiuso. Sì. Quando poi vai a far partire un gioco, un emulatore, che succede?
lui va ad aprirti il profilo per dell'emulatore. Quando lo chiudi, ti chiude il profilo e ti apre l'altro profilo, che è quello di Rocket Launcher. Praticamente il profilo di Rocket Launcher è identico a quello che ho creato di Hyperspin. Sì. È la stessa cosa, solo che giustamente, se non lo metti anche nella sezione global, nella mappatura di quello global, lui quando esce dal gioco non sa che mappatura scegliere, non te lo, sì, ti chiude Joy2K e poi non puoi più comandarlo con il joypad. È come quando devi creare un emulatore. Giusto? Eh sì, infatti, più o meno la stessa cosa. Prima e poi dopo si fa un emulatore singolo, che dopo sì, un emulatore singolo vai, che si chiama il profilo da lì, automaticamente lo abbina al MAME. Sì, quando apri poi il MAME, ti apre il profilo del MAME. La cosa buona è che, per esempio, puoi creare profili sia singolarmente nei giochi, sì, o l'emulatore, oppure nel sistema del sistema. Però il fatto del sistema è che se tu hai più emulatori dei giochi arcade, che adesso volevo, sì, mettere fino al Barn Pro, e in contemporanea al MAME, perché magari, che so, c'è un gioco che nel MAME non funziona ma nel Final Burn sì, e su quel gioco ipoteticamente vogliamo utilizzare Final Burn, dobbiamo creare diversi profili. Sì. Quindi se metto profilo di sistema, lui che fa? Mi crea la combo tassi del sistema, però magari non corrisponde alla combo tassi dell'emulatore, perché, che so, in emulatore per fare il save state ci vuole semplicemente la pressione del tasto S, e nell'altro emulatore la pressione del tasto F1, quello cambia. Quindi in questo caso va fatto i profili per ogni emulatore. Però il profilo di uscita, se vogliamo fare semplicemente il profilo di uscita in comune, è il tasto ESC, quindi non cambia niente. Sta a noi sceglierlo. Allora, io ho detto tutto praticamente in questa sezione base, tanto poi il restante degli emulatori è sempre quello. Però stranamente io praticamente nelle altre volte che ho creato l'installazione base non mi ha dato questo problema del default in questa sezione qui. E difatti si è presentato a un'altra persona. E finalmente mi si è presentato a me, almeno sappiamo come risolverlo. E bene o male va abbastanza bene così. Allora, io dopo 2 ore, pensavo di fare prima, sono arrivato a 2 ore pure oggi di diretta. Allora, io chiudo qui dicendovi che ho vari link sullo stato, quindi potete seguirmi sia su YouTube che su Facebook e Twitch. Poi ci sono altri link, però non sto qui a dirveli, ve l'ho fatti vedere all'inizio. E c'ho il canale Ko-fi, se volete offrirmi un caffè. Ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto e ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi!